Ciao a tutti, oggi faccio quest'altro video per essere molto vicino ad un'altra categoria di imprenditori. E parlo di estetisti, di parrucchieri e tutta la categoria che è inerente a questo tipo di settore. Oggi una mia carissima cliente mi ha inviato un messaggio in cui mi diceva che il 4 di maggio, dalle 12.30 alle 13.30, faranno una manifestazione pacifica, in cui praticamente si metteranno vicino al loro negozio e esporranno dei cartelli, cartelli che logicamente sono di esortazione nei confronti del governo ad aiutarli, perché in questo momento non hanno ancora ricevuto quegli aiuti concreti che la loro categoria, quindi tutta la loro categoria, ne ha assolutamente bisogno. Sono chiusi come la maggior parte delle attività commerciali in questo momento in Italia. Ma questo però ha creato logicamente delle ripercussioni. In Italia purtroppo ci sono delle categorie, tra virgolette, di serie A e delle categorie di serie B. Mi riferisco, ma non voglio assolutamente creare, diciamo, problematiche, non ce l'ho con loro, con parrucchieri, estetisti del mondo dello spettacolo. Diciamo, è sotto gli occhi di tutti che ci sono tante persone dello spettacolo che sono truccate, che sono comunque acconciate bene. Allora, quelle persone logicamente possono lavorare, quindi parrucchieri, quindi estetisti. Mentre chi ha un negozio in un piccolo paese piuttosto che in una grandissima città non può assolutamente lavorare perché il governo dice di no. Benissimo, ci può stare perché? Perché magari loro possono essere avvantaggiati, ma non è giusto. Sembra apparentemente una classificazione tra la serie A e la serie B delle stesse persone, della stessa categoria. Allora tutti dobbiamo unirci nei confronti anche di questa categoria di persone, di questa categoria di partite IVA. Partite IVA vuol dire che loro hanno un rischio di impresa, ma in questo momento questo rischio di impresa è stato messo davvero a rischio da un virus e da uno Stato che non sta aiutandoli, aiutandole in maniera precisa, in maniera costante, con delle soluzioni a questo problema effettive. E allora che cosa vi chiedo? Vi chiedo semplicemente di essere anche voi uniti a loro simbolicamente dalle 12.30 alle 13.30 di lunedì 4 maggio, in cui loro saranno davanti ai loro negozi e magari metteranno online una diretta, una fotografia, un'immagine di quello che stanno facendo. Noi cerchiamo di renderle virali questa manifestazione, queste foto, questi video, perché dobbiamo tutelare anche loro, perché anche loro stanno soffrendo in questo momento.